E allora si comincia, questa è Prato Correggese. La battuta di Trovade, palla alza sopra la traversa. Il calcio d'angolo che batte Trovade, la palla dentro con il tacco Chandamè, il colpo di testa da parte di Angeli e la palla che si alza sopra la traversa a cercare Villanova. Ancora Villanova, passa Villanova, non c'è niente neanche in questa circostanza. Ancora Villanova, attenzione, Villanova, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E allora la palla è per Trovade, potrebbe calciare, Trovade! La parata da parte di Zafesta, Diego Mobilio, ancora Mobilio che va da Trovade, sovrapposizione da parte di Aprili, eccolo servito, può andare Aprili, il ragazzino va a servire Mobilio, 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 conclusione ribattuta, la palla è per Petronelli, attenzione Nicoli, la palla in rete, la palla in rete, ha segnato il Prato, ha segnato il Prato, ha segnato Simone Nicoli, ha segnato Nicoli, secondo gol consecutivo per quanto riguarda Simone Nicoli, che la mette in fondo al sacco. E allora al minuto 29 il Prato passa in vantaggio con il gol di Nicoli che ha trovato la battuta vincente. E allora cambia il risultato a Lungo Bisenzio, è 1-0, il gol è di Simone Nicoli. Gioco in fallo all'interno dell'area di rigore. Fatto sta che voi amici all'ascolto della visione state rivedendo il rallenti, lo avete già rivisto. Noi annotiamo che va da Diego Mobilio che poi va a lanciare per Colombi, la palla è buona, Colombi, palla fuori, Prato vicino al raddoppio con Colombi. Va a allargare per Nicoli che trova ancora Mobilio, Mobilio, Zafestas ci mette i guantoni, ci ha provato a Diego Mobilio, la può mettere Soldani, la mette Soldani, attenzione Angeli, attacca ancora vivo Gomis, Angeli si gioca la palla dietro, Nicoli, 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 ancora Zafestas, questa volta è bravissimo il portiere della Correggese. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato Correggese. A Diego Mobilio, ancora verso Nicoli, la tiene in campo Nicoli, la palla è buona, Aprili, conclusione fuori. Ancora Messori, Gomis di testa, attenzione Simoncelli, Simoncelli, la palla è buona, Simoncelli, palla fuori. Quindi siamo in superiorità numerica, intanto scusami perché c'è Prato in attacco, vai. Mobilio, Mobilio, palla fuori, mamma mia, Diego Mobilio. Colombi, arriva Nicoli, eccolo servito, Nicoli, 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 palla sull'esterno della rete, palla sull'esterno della rete, ancora Nicoli, uno contro uno, rientra Nicoli, poi va da Petronelli, 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 Zafestas, Colombi, e allora non ci credo, e allora non ci credo, e allora non ci credo. Ora dentro Masini e Suarez, la battuta, la palla dentro, attenzione al colpo di testa da parte di Gomis, palo, palo, mamma mia, palo da parte di Gomis. Va a passare Masini, passa Masini, la può mettere Masini, la mette Masini, conclusione Mobilio, palla fuori. Tanto la palla è per Cecchi, attenzione, non ci credo, non ci credo, Nucci cosa ha fatto, però l'attacco è ancora vivo, attacco è ancora vivo, conclusione ribattuta. Ha creato qualche difficoltà, intanto la battuta, Nucci ancora, mamma mia, altra paratone di Nucci. Potrebbe calciare Soldani, Soldani, conclusione ribattuta, Mobilio, Mobilio, rete, 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 questa volta è buono, questa volta è buono, questa volta è buono, a Diego Mobilio al minuto 27, finisce, finisce l'incubo del Prato con Andrea a Diego Mobilio. Campo aperto per Suarez, se lo fa tutto, ancora Suarez, poi va a allargare ancora per Mobilio, dentro Colombi, palla alta. E allora parte il capitano Chandamè, Zafestas e poi la conclusione di Renzi. Ancora il Prato vicino alla rete. E ancora c'è la conclusione ribattuto. Poi mette fuori ancora Cavallari e finisce qua, finisce qua, finisce qua, finisce qua. Il Prato batte la Correggese per 2-0. Il Prato però deve chiuderle queste partite, deve essere più cattivo, perché se si vuole trovare un pelo nell'uovo quest'oggi, troppi errori sotto porta. Sono d'accordo con te. Difficile non essere d'accordo, sicuramente abbiamo
creato tanto, abbiamo avuto tantissime possibilità, ma fa parte anche questo di un processo di crescita, fa parte di uno status condizionale che abbiamo bisogno di aumentare, arrivare un filino più lucidi, aumentare un po' la condizione, la forza, sono cose che assolutamente verranno. Quello che era importante oggi, al di là degli episodi che abbiamo avuto la bravura di creare, era l'atteggiamento. Questa è una squadra che ha voluto vincere questa partita, l'ha voluto a tutti i costi, se l'è meritata, e quindi un grosso applauso ai ragazzi. Tutto ci è stato meno che una partita di calcio, nel senso, dobbiamo essere onesti, l'arbitraggio è stato, secondo me, devastante sul primo gol, che credo che pochi possono mettere in dubbio che ci sia un fallo grosso come una casa, lo ha messo anche il segnaline, il guardaline, e poi su tutta la gestione della partita, ogni fallo mezzo e mezzo, di là era fallo, di qua non c'è mai stato un fallo, distribuzione delle ammunizioni soltanto per noi. Quindi partita, cioè, secondo me se n'è vista veramente poco. Cioè, il Prato, secondo me, e non ha colpa, nessuna colpa, non aveva bisogno, secondo me, di una giornata totalmente storta da parte del direttore di gara. Come sapete, è stata scoperta una piccola differenza di centimetri tra una porta e l'altra all'inizio della partita, per cui è stata sistemata la porta, misurata la porta con l'arbitro davanti ai dirigenti della Correggese, che adesso a fine partita stanno contestando, non voglio filmare il verbale per come testimonianza che la porta era corretta, veramente un comportamento assolutamente antisportivo. Ho cercato il presidente anche per parlarci, però era andato via. Veramente brutte cose nel mondo del calcio, perché ci sta, si vince, si perde, sapete quante volte ci siamo arrabbiati noi con gli arbitri fino adesso, per cui chiaramente ci sta, non giustifico l'allenatore, però nel mondo del calcio quando uno si sente un po' penalizzato è così. Diverso è il comportamento antisportivo di misurare una porta insieme, che è regolare, e poi quando si tratta a fine partita dell'arbitro di mettere le firme, no, noi contestiamo tutto.